trasformare lo sbaglio, sia pure macroscopico, di pochi funzionari nella condanna dell'intero fronte antimafia, dell'intero sistema investigativo e giudiziario. Occorre fare attenzione per non scivolare nel terreno della disinformazione, che punta a denigrare l'intera magistratura inquirente e giudicante, a screditare lo strumento del pentitismo. Vi è poi una nota conclusiva dell'opera con intervista a Nico Gozzo, procuratore aggiunto presso Caltanissetta. Allora, in sostanza, per concludere la grande video recensione sull'azienda nera della Seconda Repubblica, non mi resta che formulare i definitivi giudizi conclusivi per l'opera, un'opera certamente importante, complessa, corposa, che descrive con una precisione certosina e con un dettaglio veramente incredibile tutti gli avvenimenti e delle fasi investigative e giudiziarie che riguardavano sia il periodo delle stragi del 92 e 93, sia i successivi accertamenti della magistratura e il lungo periodo dei dibattimenti giudiziari e le condanne nei vari gradi della magistratura. Soffermandosi particolarmente sulla strage, sul depistaggio che riguardò via Mariano D'Amelio e sulla gestione del pentito Vincenzo Scarantino, che fu una gestione di comodo di un personaggio bugiardo e fasullo che fu costruito ad arte per sviare i sospetti sui veri mandanti delle stragi, comunque concentrando sempre le indagini sui meri esecutori, sui manovali di Cosa Nostra e mai sulla parte veramente importante delle istituzioni, la parte massa che ha effettuato queste trattative o comunque queste collusioni, queste convivenze e queste coperture di soggetti delinquenziali, e che ha, grazie anche all'apposo di servizi segreti, avallato delle condotte criminali, coprendo i mandanti istituzionali. È un libro inquietante, è un'opera che si lascia chiaramente sgomenti e che si lascia con gli interrogativi finali su evidenziati in questa nota conclusiva che vi ho appena letto, su come andrà a finire e se vi saranno veramente degli sviluppi positivi, se verrà detta finalmente la verità su queste pagine cupe della nostra Repubblica, anche perché se il nostro paese non riuscirà a dire la verità su queste stragi, a rendere giustizia ai morti a vario titolo e agli esponenti dello Stato che si impegnavano nella battaglia continua di contrasto alla criminalità, noi potremmo dire di non vivere in un paese civile democratico, ma di vivere in un paese incivile, antidemocratico e filomassonico, cioè dove delle logge, delle cupole, dei centri di potere più o meno occulti e dei servizi di sicurezza, dei servizi segreti deviati la fanno da padrone e riescono a orientare, a pilotare tutto in pratica, tutto quello che avviene nel paese a danno dei cittadini e a danno della nostra vera civiltà e democrazia, e screditando appunto il ruolo di un paese come l'Italia, che potrebbe essere un paese normale, potrebbe essere molto meglio di ciò che
e alla tua mente. E questo si può dirlo anche alla luce dei recenti fatti di cronaca degli scandali che hanno travolto le istituzioni che sono al governo. Un'opera quindi che consiglio a tutti, un'opera che non consiglio di leggere disetto, ma di meditare a lungo, di soffermarsi sui vari paragrafi, sui vari capitoli per comprendere a fondo le dinamiche e gli retroscena, gli altarini del potere. Grazie a tutti per avermi seguito in questa lunga e grande video recensione e buona vita e buon proseguimento a tutti sulla rete da Dunkin' Best. Alla prossima video recensione. Un saluto a tutti, ciao e grazie, a presto.